Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nella cripta di Santa Maria delle Grazie, il luogo che ha accolto, custodito il corpo di San Pio da Pietrelcina per circa 40 anni e che in questo periodo estivo è all'interno della chiesa inferiore di San Pio da Pietrelcina, per poi ritornare nel periodo invernale verso novembre qui nella cripta. Oggi qui per leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrive in un anno cruciale, 1918, era qui di convento e qualche giorno prima della trasverberazione, ovvero di questo assalto del Serafino, come viene spiegato questa lancia che gli ha trapassato il cuore. Ecco, che cosa stava accadendo nel suo animo? Ce lo racconta proprio lui, anzi lo racconta al suo padre spirituale, Padre Benedetto. È qualcosa che sta accadendo in lui già dalla festa del Corpus Domini, che in quell'anno cadeva il 30 maggio, e lo racconta proprio lui. Mi ritrovo a vivere confinato in questo stato, senza alcuna sosta, e con sempre crescente affanno che mi rende la posizione straziante ad ogni dire dalla festa dei Santi Apostoli. Ed ecco in qual modo avvenne. Rammento che il mattino di detto giorno all'offertorio della Santa Messa mi si porgesse un alito di vita. Non saprei dire nemmeno lontanamente ciò che avvenne in quel fugace momento nel mio interno. Mi sentii tutto scuotere. Fui ripieno di estremo terrore e poco mancò che non venissi a mancare di vita. Poi subentrò una calma, una calma completa da me, non mai sperimentata per là dietro. Tutto questo terrore, scuotimento e calma che l'una succedette all'altro fu causato non dalla vista, ma da una cosa che mi sentii toccare dalla parte più segreta ed intima dell'anima. Io non riesco a dire altro di questo avvenimento. Piaccia a Dio farvi intendere la cosa come avvenne nella sua realtà. Durante questo avvenimento ebbi tempo di offrirmi tutto intiero al Signore per lo stesso fine che aveva il Santo Padre nel raccomandare alla Chiesa intera l'offerta delle preghiere e sacrifici. E non appena ebbi finito di ciò fare, mi sentii piombare in questa sì dura prigione e sentii tutto il fragore della porta di questa prigione che mi si rinchiudeva dietro. Mi sentii stretto da durissimi ceppi e mi sentii subito venir meno alla vita. Da quel momento mi sento nell'inferno, senza alcuna sosta, nemmeno per un istante. Padre, perdonatemi, ho errato nella cronaca. Ciò che vi ho esposto non avvenne nella festa dei Santi Apostoli, ma nella festa del Corpus Domini, e l'offerta che feci fu per quel fine che aveva il Santo Padre. Con tutta probabilità si riferisce al motu proprio di Benedetto XV, come raccontano i curatori dell'epistolario, del 9 maggio del 1918, con la quale indicevo una messa propiziatrice proprio per la pace, la fine della guerra, nella festa dei Santi Pietro e Paolo, di cui proprio Padre Pio si è offerto vittima.